Chiamata pure un sindaco! Che cazzo è tutto sta a morire, messi? Tutto sti giù! Proprio da prima mi sono andato a dormire! Mi avevano dato pure un coppo materazzo e siete arruati giusti, giusti, ma proprio... Ugo! Sindaco! L'urza! Ma qual urza? Il mio trattore! Madonna mia! Occa voi, ma passate, ma se io faccio! Urgh! Io ti ho chiamato Don Pasquale, un bravo, da pure un maresciallo! Vedete che da fa! Mamma! Brutta animale! Per Luigi Giorgio, per la prima volta, l'uomo orso di Jelsi a Bagnoli del Trigno in occasione di Frammenti d'Antico, un incontro di culture. Sì, diciamo che l'uomo orso in realtà è un rito tradizionale che si svolge a cavallo tra l'inverno e la primavera, quindi diciamo carnevale, però siccome ce lo richiedono facciamo anche di queste trasferte faticose, perché potete immaginare che insomma con quel bel pelo e quella stazza il nostro orso insomma soffre un po', però siamo sempre disponibili e anche reduci di una tournée importante, ma è già la quarta volta, dalla Sardegna, da Fonni, e anche lì mi hanno detto che faceva molto caldo. Appunto, un incontro di culture, questa volta Jelsi incontra Bagnoli, Bagnoli incontra la provincia di Campobasso, dopo Urtus e Buttudus, ora qui, dall'associazione degli orsi volanti che proprio si propone di diffondere questo tipo di cultura all'associazione culturale La Perla del Molise. Insomma, le maschere, il passato ritornano con i loro significati, i loro valori. Il valore, la valenza principale di questo rituale è proprio quello della fertilità, quindi diciamo che è sempre ben augurale portare maschere di questo tipo. Non è la tipica mascherata carnevalesca, ma è il rito dionisiaco di morte e rinascita del seme che diventa frumento. E in una terra come il Molise, dove il frumento è tra i principali cereali che esistono, è importante, anche se in realtà poi nel passato si trattava di un rito di caccia, insomma, ecco. E io ho voluto dare però anche questa valenza di tipo psicologico, che devo dire in questo periodo di rifiuto di extracomunitari, di razzismo molto lampante, un messaggio molto importante, cioè la paura del diverso. L'orso è il diverso, è quello di cui non si conosce bene, che non si può controllare e quindi va assoggettato. Insomma, un po' per funzione catartica lo si fa conoscere in questo modo. E appunto, da un rito di fertilità come quello dell'uomo orso a un altro rito benaugurante come quello della fata che volerà sulle teste dei tanti presenti. Bene, speriamo che voli anche sulla testa dell'orso, perché è un bel po' che mi chiede un orsacchiotta come compagno. Ma è morto, guardate qui! Brutta animale! Ci sono d'accordo! Vai, su, e si balla! E E due, e tre, e vai! Balla! E vai! Continuare ci vuoi per questa gente di Bagnoli! E siamo con Alessia, Letizia, Valeria. Cosa ne pensate di questa festa? Molto bella, è stata una bella esperienza per la prima volta che vengo. Da dove venite? Petacciato. Termoli. Termoli. La cosa che più vi è piaciuta?
Allora, la prima cosa è stata l'oppetto, vedere proprio lui, però proprio organizzare la festa e in questo modo, perché è la prima volta che vengo e sinceramente è unica e invito a invitare la gente perché veramente è bella. A me invece mi è piaciuto all'inizio quando sono scesi con tutta la sfilata e poi anche il ballo tipico. A me è piaciuta molto la sfilata, è la seconda volta che vengo e mi sono piaciuti molto anche le ragazze, Duca. Buona serata! Grazie! Grazie. In questo lungo percorso con il gusto bagnolese, le bruschette, quanti gusti, quante specialità troviamo? Tre gusti, con l'olio e chi lo vuole l'aglio, il tartufo e il pomodoro tritato sopra. C'è davvero tanta gente, fino ad ora quante bruschette avete preparato? Che bella domanda, ne abbiamo preparate credo un 500 già, sì. Fa caldo, poi vicino al fuoco ancora di più, però insomma la festa è quella che ci dà la spinta. Sì, e beh, siamo contenti di farlo, costruire questo sacrificio, è un lavoro enorme che si fa, preparativi, però ci piace collaborare, ci piace farlo, insomma, finché ce la facciamo lo facciamo. Buona serata, grazie, buon lavoro, grazie, e buon grazie. Divertimento. Grazie. Signora Emilia, lei è una delle addette alla distribuzione delle bruschette. Qual è la bruschetta più gettonata? Tartufo. Tartufo. Siamo in Molise. Tartufo. Certo. Poi pomodoro e? C'è pomodoro, poi c'è olio e aglio e solo l'olio. Più stanca o più divertita? Divertita. Stanca no. Buona serata, buon lavoro. Grazie. Una bella bruschetta col tartufo, com'è? Ottima. Da dove viene? Da Torella del Sannio. È la prima volta per lei a Bagnoli? No, sono varie volte che vengo, ogni anno. Dopo il tartufo assaggerà qualche altra bruschetta? Sì, sono ottime. Buona serata. Grazie, altrettanto. Com'è questa bruschetta? Ottima. Ottima, sì, gustosissima, il sapore del tartufo perfetto, nero, sì. Io è la prima volta che vengo, non sono di qua, quindi... Di dov'è? Petacciato. Ah, bene. Di più verso il mare, insomma. Questi invece sono i sapori della montagna. Sì, sicuramente. Buonasera. Provando un po' tutto. Cercheremo di assaggiare un po' di tutto stasera. Buonasera. Grazie. Dio mio, ti vorrei, sette volte la leggerei, un dovere, un potere, ed un masculo da godere. Un re tre qua, cinque, sei, sette, otto, è un re tre quattro, e cinque, sei, sette, otto. Poteva mancare la compagnia Cast qui a Bagnoli del Trigno, 23esima edizione, ma come si fa senza di voi qui? No, non lo so, si poteva pure fare senza, cioè non è che, però visto che ci siamo, balliamo, abbiamo ballato, abbiamo mangiato e mo perciò stiamo così, non è che... Adesso siete qui nelle viuzze di Bagnoli del Trigno a concedere alle persone, insomma a tutti i visitatori, degli sprazzi di felicità. Sì, però siamo in questa veste, per cui, a parte la veste che fanno qua per i pazzi, però dobbiamo fare il breviario, capito? Le orazioni ci diciamo, non è che se le volete sentire si sentono, se no... Sì, prego, siamo qui apposta. Ecco qua. E nel primo mistero Maddalena ricendo solo usare ascette prene, ricendo solo usare ascette incinta, con una zizza fuori e una da rind. Un re 3 e 4 5 6 7 8 è un re 3 e 4 e 5 6 7 8 è nel secondo mistero immaculato per se fa nascere riati e t'affrinta culata poi venne tre surdati a scerrenda nuttata poi venne tre americani anche se animi zegrar poi venne tre marrucchini e c'è un pezzani per tinderino. Ma che re? Andiamo a segnare.